Sì, ci dica. Buonasera, scusatevi questa interruzione così improvvisa e così concitata, ma abbiamo un ospite che dimostra quanto è grande la sportività di certe squadre italiane. Ieri è il Napoli. Sì. Il Napoli ha perso. Però nonostante ciò, un giocatore del Napoli che oserei dire la bandiera, il vessillo, il motore del Napoli, che brusco, è lì ospite, è ospite da noi e se ne deve andare molto velocemente, quindi per questo vaggi chi sta lì. Abbiamo con noi questa sera Massimo Crippa. Ma come Crippa? Ma cos'è? Ciao Massimo e grazie di essere venuto nonostante l'amarezza dei due gol subiti. Sì, ma Caccamo, che amarezza. Lei ultimamente forse non è informato come un tempo, ma Crippa non gioca più nel Napoli. Massimo, tu non giochi ieri sera, ad esempio. Io ieri sera ho giocato con il Parma. E vabbè, Massimo, alla sera puoi andare a giocare dove vuoi. Che futimbo fa? Il giocatore, digli tutti qua. Oh, stasera è stato a casa. Uno dopo aver fatto il suo compito, alla sera non posso venire casa per casa. Permesso, scusi, no, Crippa in casa? Caccamo. Signora, Crippa in casa. Crippa gioca col Parma da quest'anno. L'hanno venduto. Ma facciamo una cosa. Queste cose non mi piacciono perché sono cose che vanno in televisione. Sì. Ma tu più tardi vieni qua con Zola e parliamo con chi sta e vediamo dove giocate, dove Caccamo, anche Zola, ecco, lo senta anche Zola al Parma, lo dica Crippa. Sì. Giochiamo nel Parma quest'anno, Perlaino ci ha venduto. No, Caccamo. Sono cose che succedono. Caccamo. Vabbè, ci vediamo dopo, chi cambia canale è un Borsaldino. Salve.